Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti oggi a questa giornata, che noi siamo molto contenti della vostra partecipazione, perché sull'argomento dei servizi interbibliotecari ci sono poche occasioni di incontro, ma è un argomento importante perché è un servizio che amplia moltissimo la disponibilità dei documenti per gli utenti ed è un servizio essenzialmente cooperativo, quindi è importante incontrarsi per poter parlare insieme e per poter vedere quali sono le possibilità di sviluppo del servizio, soprattutto in un momento in cui si sta pensando a farlo evolvere sia nell'interfaccia sia in alcune funzionalità, in modo da renderlo più amichevole per tutti. Quindi particolarmente in questo momento è importante anche sentire il vostro riscontro che lavorate in questi servizi. E appunto i servizi interbibliotecari di per sé sono servizi che mettono in contatto sia i bibliotecari con gli utenti, quindi e nello stesso tempo mettono in relazione tra loro anche istituzioni diverse, istituzioni che spesso hanno modalità organizzative, regolamenti diversi. Quindi parlare di questo servizio vuol dire affrontare i due temi, che sono da un lato avere uno strumento il più possibile efficace per far comunicare le biblioteche e dall'altra parte avere anche riuscire a organizzare il servizio armonizzando quelle che sono le realtà diverse, anche di tipologia istituzionale diversa, e quindi si tratta veramente di un lavoro anche di intermediazione tra esigenze diverse, ma è fondamentale per poter raggiungere quello che poi è l'obiettivo di questo servizio, cioè di poter far comunicare tutti tra loro in modo da realizzare un servizio nazionale integrato di prestito interbibliotecario e fornitura documenti, cioè far comunicare al meglio le biblioteche tra loro e quindi facilitare il lavoro di tutti, sia dei bibliotecari e poi naturalmente favorire gli utenti. Oggi tra di voi ci sono delle persone che conoscono molto bene il servizio perché ci lavorano da tempo, ci sono altre persone che non lo conoscono. Per questo motivo abbiamo pensato di strutturare la giornata in questo modo per cercare il più possibile di venire incontro alle esigenze di tutti. Quindi ci sarà una prima parte della giornata in cui ci sarà un'introduzione sugli aspetti giuridici della circolazione dei documenti, cioè di come la circolazione dei documenti sia uno strumento di valorizzazione dei beni culturali. Di questo non si parla molto, ma fa parte di quell'aspetto anche organizzativo di cui vi dicevo che è importante affrontare. Dall'altra parte ci sarà una presentazione delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio ILSBN, soprattutto di quali sono gli obiettivi e le finalità per cui è nato e quali sono le esigenze alle quali vuole rispondere. E quindi anche in questo contesto faremo anche qualche collegamento per poter far vedere per chi non lo conosce effettivamente come si lavora nella procedura, che è una procedura semplice da utilizzare, però è importante comunque illustrarla, perché queste occasioni non sono molte, soprattutto per parlare di servizi, perché come forse sappiamo tutti non è facile incontrarsi. Dopo si parlerà delle modalità di adesione dopo l'intervallo pranzo pensiamo anche di fare a metà mattinata una piccola sosta caffè per non... per rilassarsi un momento, e poi dopo pranzo si affronteranno degli aspetti più intanto organizzativi, sulle modalità di adesione al servizio, e poi anche cercheremo per chi già conosce il servizio e ha delle
osservazioni, a degli argomenti che vuole approfondire, cercheremo di approfondire in base alle vostre esigenze i temi che ritenete più importanti. E quindi ci sarà poi un confronto, una discussione su questi temi, insomma, diciamo, ci sarà un confronto con tutti e cercheremo di fare nel pomeriggio quello che magari a livello generale non siamo riusciti a fare la mattina. Questo in linee molto, molto generali, poi ci adatteremo anche un po' in base alle vostre esigenze e a come si svolge la giornata. Quindi intanto ci presentiamo, noi ci occupiamo del servizio ILSBN, buongiorno, benvenuto, io sono Antonella Cossu, alcuni di voi mi conoscono, lui è Egidio Incelli e noi vi parleremo oggi del servizio dal punto di vista appunto più specifico della procedura e delle evolutive, dal punto di vista più organizzativo. Lei è Maria Lucia Violo, che lavora da noi da poco tempo, con noi da poco tempo, che ha contribuito a organizzare anche la giornata e quindi a prendere i vari appuntamenti, a organizzare la parte proprio logistica e alla quale poi potete fare riferimento anche per chiedere informazioni su come si aderisce e tutta una serie di informazioni su come partecipare al servizio. E lei è Alice Semboloni, che si occupa in istituto dei servizi e quindi in una visione più integrata tra il servizio ILSBN e l'anagrafe delle biblioteche e anche l'OPAC SBN, in una prospettiva che vede una maggiore integrazione tra queste attività proprio per rendere migliore il servizio per gli utenti e quindi per tutti. Ci sono dei punti di contatto che mancano tra i vari servizi e questo è stato segnalato anche da voi e quindi si occupa un po' di questa visione generale. Noi ecco siamo qui, potete rivolgere a noi per informazioni o qualsiasi altra cosa vi possa servire e quindi vi ringrazio e ringrazio di essere qui con noi, siamo molto contenti di vedervi e a questo punto vi passo la parola a Egidio, che vi parlerà di un aspetto poco trattato ma che è quello proprio del ruolo della circolazione dei documenti per la valorizzazione del bene culturale. Allora, io vi parlerò sostanzialmente di alcuni aspetti generalmente noiosissimi, però che sono utilissimi e sono molto importanti per definire quello che è il ruolo di tutti noi che siamo qui oggi e di tutti coloro che purtroppo non possono essere con noi oggi per motivi, insomma, di distanza, di tempo, di impegno. E cioè qual è il ruolo sostanzialmente dei bibliotecari nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Tutela e valorizzazione sono due parole chiave molto importanti e sono i capisaldi di quella che è l'azione di tutti noi che lavoriamo nel campo della cultura e per la difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale. Tutto nasce naturalmente dalla Carta Costituzionale, all'articolo 9, dove si dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questa formulazione ha subito naturalmente delle integrazioni perché si sono divise le competenze tra lo Stato e le regioni. Allo Stato rimane sostanzialmente il compito della tutela, di legiferare in merito alla tutela dei beni culturali, alle regioni invece, le regioni hanno una legislazione concorrente in materia di valorizzazione e promozione dei beni culturali. Tutte queste attività divise dal punto di vista legislativo, sono in realtà integrate dal punto di vista operativo, per cui gli operatori sul territorio, e in questo caso noi bibliotecari, che si tratti di bibliotecari che afferiscono alle amministrazioni comunali, allo Stato, alle province, alle regioni, abbiamo gli stessi compiti, tutela e valorizzazione dei beni culturali. Con il DLGS 42 del 2004, si è proceduto a modificare la legge, ad aggiornare la legge del 1939 sui beni culturali e ad attuare quello che è predisposto dalla Carta Costituzionale. E quindi la Repubblica di nuovo si ribadisce che tutela e valorizza il patrimonio culturale. La sua tutela e la sua valorizzazione concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Quindi si tratta di una missione che non è esattamente l'ultima ruota del carro. Eppure l'elemento fondamentale che spesso sfugge a molti è che se non tutti i comuni hanno un museo, non tutti i comuni hanno un'area archeologica,
di sicuro tutti i comuni d'Italia hanno una biblioteca. Quindi noi siamo effettivamente coloro che rappresentano il presidio culturale fondamentale e permanente in tutto il paese. Che cos'è il patrimonio culturale? Il patrimonio culturale è qualcosa di cui si devono occupare tutte le ramificazioni della Repubblica, quindi Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni, ne assicurano la conservazione, ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione. E questo è certamente soprattutto vero per noi che lavoriamo in biblioteca. Noi assicuriamo più di ogni altro la circolazione della cultura. Noi siamo quelli che ricevono il pubblico, spesso il pubblico più generico che possa giungere presso luoghi della cultura, e quindi li indirizziamo, diciamo loro che cosa, dove possono cercare le informazioni di cui hanno bisogno. La biblioteca è un luogo di dialogo, è un luogo di scambio, e dove chiunque, bambini, anziani, persone adulte, può entrare e ricevere informazioni da voi bibliotecari, da noi bibliotecari, su cosa effettivamente gli può servire di più. C'è il referaggio, ci sono tutte queste attività. Dov'è che entra in gioco la questione dell'importanza di quello che noi facciamo? Entra in gioco quando si va a definire il patrimonio culturale e soprattutto quando si parla di beni culturali. Beni culturali sono definiti come le cose immobili e mobili appartenenti agli enti pubblici, sostanzialmente. Quindi già questo basterebbe a definire le raccolte librarie di tutte le biblioteche come beni culturali, a tutti gli effetti tutelati e da valorizzare. Però al comma 2, siccome, come disse una volta il professor Lazzara, ordinario di diritto amministrativo, allo Stato interessano poco le definizioni e molto gli elenchi, all'articolo 10,2, lettera C, si fa esplicito riferimento alle raccolte librarie delle biblioteche di Stato, Regioni e altri enti pubblici, nonché ogni altro ente e istituto pubblico. Poi c'è una simpatica archeologia legislativa, perché qui un reperto, proprio un relitto, perché si parla di ad eccezione di certe raccolte, quelle che assolvono alle funzioni indicate all'articolo 47 del DPR 616 del 77. Questo era un DPR che non ha perso la sua efficacia, ma che parla di una realtà che ormai sostanzialmente non esiste più. Cioè, un'esperienza che è stata fatta dallo Stato per la promozione della cultura tra gli anni 50 e 70. Quindi le biblioteche popolari del contadino, i centri bibliotecari di educazione permanente, il Servizio Nazionale di Lettura, realtà che oggi non esistono più. Quindi a tutti gli effetti, tutti noi bibliotecari ci occupiamo di tutela e valorizzazione dei beni culturali, e le nostre raccolte sono raccolte di beni culturali. Le leggi regionali in materia di biblioteche sono molte, sono state fatte in anni differenti, come potete vedere, quindi la prima della campagna nel 74, fino ad arrivare a più recenti formulazioni che sono degli anni 2000, anche del 2016. Non le ho elencate tutte, è solo per mostrarvi come le regioni abbiano attuato le disposizioni in materia di beni culturali che riguardano anche le biblioteche. Cosa determina questo fatto che la prima legge è stata fatta negli anni 70 e l'ultima nel 2016? Che quello che è riportato all'interno dei testi di legge è leggermente diverso, perché segue logiche un pochino differenti. Da una parte ci sono, diciamo, riferimenti più spinti verso la valorizzazione, in altri più rispetto alla tutela, perché dopo l'emanazione del decreto legislativo del 2004 si tende di più alla tutela. In ogni caso, in qualsiasi legge di quelle che io vi ho mostrato, la valorizzazione dei beni culturali è posta al centro e le biblioteche assolvono sempre questo ruolo. Quindi, al di là di ogni differenza, c'è una visione unitaria del ruolo del bibliotecario. Quindi, riassumendo in parole chiave, la tutela, la valorizzazione e ovviamente l'accrescimento delle collezioni delle biblioteche che noi siamo chiamati a gestire, siamo chiamati. Crescimento delle collezioni è sempre più difficile, con limitazioni economiche sempre più forti, tutela che viene svolta egregiamente, valorizzazione che appunto si basa su alcune attività che noi svolgiamo ogni giorno. Le attività sono naturalmente quelle legate all'erogazione di servizi, perché valorizzare significa far circolare il materiale, far circolare l'informazione. Ed è il punto di arrivo di tutte le altre attività che in biblioteca vengono svolte. La catalogazione, che concorre anche alla tutela del materiale, il referaggio, l'attività bibliografica, la digitalizzazione, che a sua volta concorre sia alla tutela sia alla valorizzazione, perché conservare dei libri anche a livello digitale ne assicura non solo una maggiore circolazione, ma anche
una minore usura, se si tratta di materiali rari o preziosi, o comunque che è meglio non dare, diciamo, non far consultare direttamente. L'organizzazione di eventi, che pure è una cosa che le biblioteche fanno e che viene spesso sottovalutata. Naturalmente il prestito rimane quello a cui tutti i lettori accedono di più, il servizio a cui tutti loro accedono di più. E il prestito naturalmente viene svolto per la maggior parte, diciamo, nel maggior numero di casi a livello locale. Quindi l'utente che risiede nel comune, nel luogo dove è presente la biblioteca, si reca presso il suo istituto, oppure usufruisce di una rete di prestito locale, quindi i circuiti, i poli, le singole realtà che comunicano tra loro. Questa realtà di prestito locale concorre alla valorizzazione, ma ha dei limiti, e i limiti sono l'accessibilità, perché se io non posso recarmi fisicamente presso la biblioteca dove è conservato il libro che sto cercando, allora devo ricorrere per forza a lunghi viaggi, oppure devo contattare la biblioteca telefonicamente, oppure devo farlo prendere da qualcun altro. Insomma, è un limite di accessibilità per l'utente e anche per la biblioteca, che accede a una platea ristretta di utenti e quindi può valorizzare meno le proprie collezioni. Ed è un limite di offerta. Come abbiamo detto, accrescere le collezioni è un compito nobile, non tutti gli istituti hanno le stesse disponibilità economiche, quindi l'offerta che noi, come bibliotecari, diamo ai lettori, diamo agli utenti, è un'offerta che è limitata dall'ampiezza delle nostre collezioni. E allora ecco che per superare questi limiti, per fare rete, per dare agli utenti un'offerta maggiore e più accessibile, è nato il servizio ILSDN. Un servizio che supera la realtà locale, che supera la realtà della rete anche locale e trasforma tutti noi in membri di una squadra in grado di valorizzare il patrimonio nazionale davvero, cioè raggiungendo tutti i beni conservati nelle biblioteche che aderiscono al servizio dell'SBN e raggiungere una platea potenzialmente pari a tutto il paese. Questo è l'obiettivo del servizio dell'SBN. A questo punto cedo la parola ad Antonella, che vi spiegherà il funzionamento del servizio dell'SBN, la sua storia e anche gli obiettivi con maggiore chiarezza. Per parlarvi ecco del servizio, incomincio un pochino più alla larga in qualche modo, per dirvi quali sono le finalità, gli obiettivi del servizio e perché, per rispondere a quali esigenze il servizio è nato. Molti di voi che già lo utilizzano ne sono già consapevoli e lo conosco. Parlo anche per coloro che oggi per la prima volta si informano sul servizio e quali sono le sue funzioni. Quindi intanto questa è un'immagine che è stata tratta dall'Anagrafe delle Biblioteche Italiane, dove vengono segnalate circa 14.000 biblioteche in Italia di varia tipologia, biblioteche universitarie, biblioteche di ente locale, anche biblioteche ecclesiastiche private, oltre alle biblioteche del Ministero dei Beni Culturali e di altri ministeri. Quindi è una realtà estremamente vasta e distribuita. Che è una ricchezza chiaramente del nostro paese. Dall'altra parte, ecco, questa sempre dall'Anagrafe delle Biblioteche Italiane, ci sono alcuni dati che definiscono come sono un po' distribuite queste biblioteche. Ci sono circa 7.000 biblioteche di ente locale, le biblioteche delle università statali, le biblioteche di enti ecclesiastici e soprattutto le biblioteche di ente locale sono il maggior numero e anche le biblioteche del Ministero dei Beni Culturali, che sono 47 mi sembra complessivamente adesso. A questo numero di biblioteche corrispondono, come dati che risultano dall'anagrafe, che magari non sono esatti perché non sempre tutti questi dati vengono aggiornati, ma sicuramente sono indicativi, cioè dicono che a livello nazionale, qui non si parla di livello locale, ma a livello nazionale sono le biblioteche che dichiarano di svolgere il servizio di prestito interbibliotecario sono 2.675 e il prestito internazionale, che è un altro aspetto, 1.088 e tutti e due i servizi 1.068. Questo solamente per indicarvi come ci sia un rapporto abbastanza ridotto rispetto al numero delle biblioteche di quelle che effettivamente svolgono un servizio a livello nazionale. Allora, diciamo che ci sono
Qual è in questa situazione così in qualche modo distribuita e parcellizzata, quali sono le realtà che devono entrare in contatto tra loro e in questo momento hanno spesso difficoltà a farlo? Cioè ci sono singole biblioteche, sistemi bibliotecari territoriali, sistemi bibliotecari di Ateneo, servizi centralizzati di prestito che molte volte hanno difficoltà ad entrare in relazione tra loro per gestire in modo uniforme questi servizi e quindi farlo a livello nazionale. Questo anche perché utilizzano applicativi diversi e quindi è difficile gestire in modo automatizzato servizi tra biblioteche che utilizzano applicativi diversi. Questo determina quindi una grande diffusione dei servizi a livello locale, che sono spesso nei sistemi locali estremamente efficienti e organizzati al meglio, ma una difficoltà concreta di superare questo limite territoriale. Dall'altra parte c'è anche in ambito SBN, i poli SBN hanno delle difficoltà a entrare in relazione tra loro a livello nazionale per la gestione dei servizi. Quindi in questa realtà l'esigenza alla quale questo servizio ILSBN vuole rispondere è quello di fare entrare effettivamente in relazione il più possibile il maggior numero di istituzioni. Realtà diverse, in modo che si possa costituire quello che è poi alla fine l'obiettivo del servizio, cioè riuscire a costruire un servizio nazionale integrato di prestito interbibliotecario e fornitura documenti, cioè un servizio nazionale che tenga conto delle realtà locali e che riesca ad armonizzarle in una prospettiva nazionale. E l'obiettivo è appunto quello di far comunicare tra loro queste realtà perché possano riuscire a entrare in relazione il più facilmente possibile, sia dal punto di vista della procedura utilizzata, che è uno aspetto importante e che può sempre essere migliorato anche con il vostro aiuto, ma anche dal punto di vista organizzativo, cioè riuscire a trovare, a armonizzare i regolamenti, le modalità di servizio per poter lavorare al meglio insieme. Allora, questa immagine è un'immagine che rappresenta, ed è un'immagine di una collega dell'Università di Torino con la quale voleva rappresentare, Ornella Salvioni è qui con noi, che voleva rappresentare in questo modo quello che vede un collega, un bibliotecario, quando deve gestire delle richieste di prestito interbibliotecario e fornitura documenti. Cioè, queste richieste arrivano da fonti diverse e questo crea una complicazione e una difficoltà nel lavoro perché l'Università di Torino, in questo momento si trova davanti richieste che arrivano a partire dal servizio ILSBN, che arrivano, insomma, che sono gestite all'interno del software Sebina, che utilizza la biblioteca all'Università di Torino, richieste che arrivano attraverso NILDE, richieste di fornitura documenti, richieste moltissime che arrivano per email. Quindi si crea una situazione di sostanziale anche rallentamento e difficoltà nella gestione del servizio. E credo che questa realtà sia comune a molti di voi. E quindi qual è l'obiettivo? Cercare di fare in modo che queste modalità diverse riescano a integrarsi, in modo da poter lavorare in modalità integrata. Dall'altra parte, dalla parte dell'utente, si crea poi un altro aspetto, ve lo possiamo dire noi, che ci troviamo a ricevere moltissime richieste da parte di utenti, perché gli utenti localizzano un documento sia in Italia che all'estero sul catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Soprattutto all'estero è il punto di riferimento essenziale se uno cerca qualcosa di cui ha bisogno in Italia. A quel punto però localizzano il documento, il catalogo c'è, si crea come un momento di stacco, si crea a quel punto una barriera perché una volta che hanno localizzato il documento, a quel punto hanno difficoltà per sapere come ottenerlo. E questo
come conseguenza porta al fatto che scrivono email, quindi scrivono mail a noi che ci occupiamo del servizio, scrivono mail alle persone che si occupano nello specifico nell'OPAC, cercano in qualche modo di trovare il modo per poter ottenere il documento. Quindi si crea anche dal punto di vista dell'utente e anche di chi ha bisogno di qualcosa, che poi è l'obiettivo finale per cui è nato anche il Servizio Bibliotecario Nazionale, cioè è nato e poi ampliando anche il discorso per realizzare un servizio che consente l'accesso ai documenti nelle sue modalità, quindi da un punto di diverse modalità in cui si può accedere al documento, quindi al documento digitale quando è possibile e al prestito interbibliotecario e la fornitura documenti. Quindi, per riassumere tutto questo discorso, la realtà italiana, molteplicità di risorse distinte, frammentazione dei servizi, maggior lavoro per i bibliotecari che si trovano a ricevere richieste in varie modalità, disorientamento per gli utenti perché localizzano ma non sanno poi come procedere per ottenere il documento e anche in ambito SBN difficoltà ad accedere ai servizi anche SBN a livello nazionale, perché si ottengono a livello dei vari poli, a livello di biblioteche che utilizzano nel polo lo stesso software, ma c'è sempre questa barriera. Quindi, fatta questa premessa, perché il SBN, questo è il logo del servizio, ve lo interpreto perché vorrebbe rappresentare questo, cioè vorrebbe rappresentare delle realtà, delle diverse realtà che entrano in comunicazione tra loro attraverso uno snodo, questo snodo è il servizio il SBN. Quindi vuol rappresentare proprio questa volontà di far entrare e di far comunicare tra loro le varie realtà. Ed è questo è il senso delle frecce in qualche modo. L'obiettivo del servizio è quello di creare un servizio nazionale integrato, come facendo comunicare le biblioteche tra loro indipendentemente dall'applicativo e utilizzando un linguaggio standard comune. Lo standard è importante perché è l'elemento che consente a più realtà diverse, italiane e anche straniere, di poter entrare in relazione e comunicare per la gestione dei servizi. D'altra parte, i servizi interbibliotecari sono sostanzialmente, al di là degli aspetti organizzativi che anche vanno in qualche modo armonizzati al meglio delle nostre possibilità ed è un lavoro da fare in comune, sono dei servizi di comunicazione tra le biblioteche per gestire le transazioni e tra le biblioteche e gli utenti. Allora, quindi obiettivo è quello di far parlare e collocare tra loro biblioteche SBN e non SBN, biblioteche di dipendenza istituzionale diverse, biblioteche che utilizzano software diversi, in modo che ci sia una gestione il più possibile unitaria, biblioteche italiane ed estere. Perché il discorso, l'utilizzo di uno standard consente anche di comunicare e quindi di gestire richieste con l'estero. E questo è quello che vi ho già detto, e comunque che l'obiettivo è superare le differenze tra applicativi diversi, la frammentazione e soprattutto far cooperare al meglio le biblioteche. Punto è, come raggiungere questi obiettivi, che sono quelli di una maggior cooperazione e comunicazione? Gli strumenti che sono stati pensati per il servizio il SBN sono tre, sono i principi su cui si basa il servizio, che sono integrazione, che vuol dire integrazione tra il catalogo e il servizio. Interoperabilità, che vuol dire far comunicare tra loro sistemi diversi che usano anche applicativi diversi, e poi soprattutto cooperazione, che è la base di tutto, perché in base al lavoro comune poi si trovano anche soluzioni, le soluzioni migliori e si avanza con questo obiettivo comune. Che cos'è il SBN e come questo servizio cerca di rispondere a questo tipo di caratteristiche come ha cercato di realizzarle? Il SBN è un servizio su web e quindi è indipendente da software specifici. Questo vuol dire che non è necessario implementare un software specifico per utilizzare il servizio. È un servizio aperto a tutti, è un servizio su web, è disponibile quindi liberamente e anche gratuitamente, perché non c'è nessun tipo di pagamento per poter partecipare.
per tutte le biblioteche interessate a partecipare. Questo per dire che non è riservato solo alle biblioteche SBN, ma rivolto alle biblioteche italiane SBN e non SBN che sono interessati a partecipare per cooperare. Questo non sempre si sa, per il fatto che il nome ILL-SBN fa pensare a un servizio rivolto alle sole biblioteche SBN. No, è nato nell'ambito SBN con quello spirito di cooperazione, ma è rivolto a tutte le biblioteche che vogliono partecipare. Come ha realizzato i due principi di integrazione e di interoperabilità? Integrazione perché è integrato con l'OPAC SBN, ma nello stesso tempo può essere integrato con altri cataloghi. Attualmente è integrato col catalogo nazionale dei periodici, ACNP, e anche questa è una cosa che non sempre è conosciuta, e vi farò vedere come, interrogando il catalogo nazionale dei periodici, è possibile passare a richiedere servizi anche tramite il SBN. Quindi è integrato con ACNP, è integrato anche con il catalogo di spoglio di periodici di Esper, dell'associazione Esper, spogli carattere prevalentemente economico e sociale, non so se voi lo utilizzate, lo conoscete tutti, e poi è in grado di integrarsi con altri cataloghi che siano interessati a farlo. Quindi, essendo appunto un sistema aperto, può comunicare via web, via XML, con tutti i cataloghi che siano interessati a realizzare questa integrazione. Quindi, primo punto che si è cercato di ottenere un servizio aperto. Il secondo punto, come possono partecipare le biblioteche? Possono partecipare sia biblioteche singole che sono interessate a entrare in relazione a livello nazionale, poi possono partecipare centri sistema. Questo per dirvi che proprio per essere flessibile e adattarsi alle varie esigenze a livello locale, il servizio può essere gestito. Ammettiamo, ecco, prendo un esempio, il sistema provinciale di Treviso, ecco perché è un caso tra tanti. Il sistema provinciale di Treviso ha un centro sistema e poi organizza a livello locale il rapporto tra le biblioteche, quindi il servizio interbibliotecario all'interno del sistema, autonomamente, e quindi gestisce all'interno del sistema le richieste tra le biblioteche. Per poter entrare in relazione a livello nazionale, il centro sistema partecipa a ILL-SBN. Quindi in questo modo quello che non può essere gestito all'interno delle biblioteche del sistema di Treviso viene gestito dal centro sistema, che entra in relazione a livello nazionale. Quindi con questo intendevo centri sistema per conto delle biblioteche del sistema locale, servizi centralizzati di prestito anche, perché è possibile, vi farò vedere, localizzare un documento in una biblioteca che poi viene girato automaticamente al centro servizi che lo svolge. Quindi anche in questo senso si adatta a quelle che sono le esigenze delle biblioteche partner. Biblioteca SBN e non SBN, l'ho detto già. E poi biblioteche italiane ed estere, perché essendo una piattaforma su web è aperta a tutti, anche le biblioteche estere. Su questo pensiamo con le evolutive di fare in modo di facilitare questo servizio anche con l'estero, perché nel momento in cui c'è un catalogo nazionale, c'è un servizio collegato al catalogo nazionale, che noi speriamo sia sempre più vasto per facilitare a tutti la gestione dei servizi, è chiaro che c'è uno strumento che consente di svolgere un servizio a livello internazionale. Quindi con l'evolutiva cercheremo di fare tanto un'interfaccia in più lingue. Questo per quanto riguarda la flessibilità per gli utenti, per le biblioteche. Dall'altra parte gli utenti hanno un vantaggio, facendo riferimento a quello che vi dicevo prima, un utente che interroga appunto il catalogo SBN, se localizza un documento, a questo punto localizza in un sistema particolare di biblioteche, può entrare in quel sistema locale, però a quel punto deve essere registrato in quel sistema, cioè si crea una difficoltà perché poi le singole realtà hanno modalità di accesso diverse e quindi risulta più difficile gestire un servizio, mentre chi interroga il catalogo SBN lo può richiedere, un servizio di prestito e fornitura documenti, a tutte quante le biblioteche che partecipano al servizio SBN.
avviene, quindi non ha bisogno di autorizzazioni diverse a secondo della realtà in cui il documento è posseduto. Le biblioteche sono circa 700, anzi saranno aderito da poco il Polo di Modena, per cui credo si arriverà a 700-740 attualmente, e quindi una biblioteca ha modo di accedere ai servizi di tutte 740 le biblioteche ed anche un utente di una biblioteca partner. Quindi il patrimonio a disposizione e le modalità di richiederlo sono molto facilitate. Adesso brevemente, le biblioteche che fanno, richiedono un servizio per i loro utenti e gestiscono le transazioni. Gli utenti delle biblioteche partner possono inviare una richiesta che sarà validata dalla biblioteca richiedente e poi possono verificare a che punto è la loro richiesta. Quindi hanno la possibilità richiedere un documento senza andare fisicamente in biblioteca, hanno la possibilità sapere come sta andando la richiesta. Questo è un requisito di trasparenza, diciamo, nella gestione. Volevo farvi vedere in particolare questi punti che vi ho accennato precedentemente, cioè primo punto che avevamo visto, integrazione, quindi integrazione con i cataloghi, in primo luogo con l'OPAC SBN e poi, come vi dicevo, col catalogo ACNP e col catalogo ESPER. Oltre che con questi cataloghi che si sono integrati in modo specifico con il SBN, e potrà essere fatto anche con altri cataloghi volendo, a partire dall'interfaccia dell'OPAC SBN è possibile interrogare i sistemi non SBN e chiedere nello stesso identico modo un servizio anche a queste biblioteche non SBN. Passiamo al secondo aspetto. Il secondo aspetto è la gestione delle richieste. Qual è la caratteristica in quel discorso generale di sistema aperto? I messaggi che vengono scambiati all'interno della procedura sono standard ISO IL. Questo che vuol dire poi sostanzialmente? Che sono dei messaggi che sono, come dire, quelli di buon senso che vengono scambiati quando si comunica tra biblioteche per gestire una richiesta. Cioè ti ho inviato la richiesta, l'ho presa in carico, te la spedisco, non te la posso spedire. Il senso dei messaggi è questo, però questi messaggi sono codificati secondo uno standard che permette di farli capire anche da chi utilizza sistemi diversi. Questo vuol dire che gli applicativi locali oppure biblioteche estere che utilizzano lo standard ISO IL possono entrare in relazione col servizio IL SBN, ed è questo un aspetto che è fondamentale ed è importante proprio per l'apertura ad altri sistemi. Poi come si gestiscono questi messaggi? Attraverso un menu che viene prospettato e che presenta quali sono le opzioni in quel momento. Allora, molto brevemente, una volta che uno riceve una richiesta, come in questo caso, questo è un esempio di una richiesta che viene ricevuta, uno può rispondere con richiesta accettata, che vuol dire presa in carico. Adesso abbiamo cambiato la dicitura perché è più chiara, che vuol dire ho ricevuto il documento, l'ho preso in carico, quindi adesso vedrò cosa ti posso rispondere. Poi c'è richiesta condizionata, te la do solo se non lo dai al tuo utente perché lo deve consultare in biblioteca, per esempio. Poi richiesta con esito negativo, vabbè, chiaro, non te la posso mandare. Documento prenotato, che è molto poco usato, però vuol dire io in questo momento non è disponibile, poi se puoi aspettare te lo mando appena è disponibile, tra 10 giorni o cosa. E poi documento spedito, che è quello che viene usato molto spesso immediatamente perché è l'opzione diretta, mi è arrivato, te lo spedisco, mi è arrivata la richiesta, te lo spedisco. Questa è l'interfaccia, come si presenta chi usa il servizio, e dove ci sono queste possibilità, che sono la gestione delle biblioteche, che vuol dire gestire i dati anagrafici e quindi definire l'indirizzo, telefoni, referente, tutti quei dati che servono per comunicare. Poi gestione delle richieste è proprio questo, gestire il menu e quindi gestire le risposte alle richieste che vengono arrivate, che sono arrivate. Gestione del sito della biblioteca, che vi dico è un elemento da non prendere tanto in considerazione perché sarà rinnovato completamente. Poi la gestione password, ciascuna biblioteca la gestisce.
Lo scarico delle richieste su file, che vuol dire avere la possibilità di scaricare le richieste sia nel formato in cui si vede, si visualizza nella procedura, sia in formato XML, sia in formato proprio Excel per avere delle tabelle da unire con altri dati, eventualmente per statistiche. Quindi ci sono varie modalità di visualizzazione. E servizi statistici, appunto, e poi c'è il modulo per richiedere i servizi, che rientra in quell'interfaccia che avete già visto. Questa è un'email che vuol rappresentare le email di sistema che vengono inviate alla biblioteca quando viene gestita una richiesta. Sono diverse email di sistema che avvisano la biblioteca che riceve la richiesta e quella che le invia del fatto che è stata inviata una richiesta, in modo che ci sia un avviso al bibliotecario che può entrare nella procedura. C'è anche la possibilità di entrare direttamente nella procedura cliccando sul link che è presentato sotto. L'altro aspetto che è fondamentale è quello dell'interoperabilità, nel senso dell'apertura del colloquio con altri sistemi, perché come avete visto una biblioteca aderisce al servizio sul web, gestisce tutto sul proprio sull'interfaccia web, quindi utilizza tranquillamente il servizio in quel modo. Però se una biblioteca non vuol suddividere la propria attività su due fronti, da una parte la gestione dei servizi a livello locale e poi uscire dalla propria procedura, entrare sull'interfaccia web e gestire separatamente le richieste di prestito interbibliotecario, di fornitura documenti, per poi riportare i risultati sul proprio applicativo, quindi lavorare su due fronti, è stato pensato l'interoperabilità tra il servizio ISBN e gli applicativi. Qual è il vantaggio di questo tipo di soluzione? Che l'applicativo, che è integrato, per cui è aderente a standard ISO-IL e utilizza gli stessi messaggi che vengono usati dal servizio ISBN, a quel punto i due applicativi, cioè il servizio e l'applicativo integrato, comunicano tra loro. La richiesta viene gestita sulla propria interfaccia e viene comunicata al servizio ISBN e registrata anche nel servizio ISBN. Se poi la biblioteca destinataria di questa richiesta ha un applicativo integrato, allora a quel punto il servizio ISBN fa da ponte. La biblioteca richiedente, che utilizza ad esempio il software Sebina o tra poco il software ISBN Web, può richiedere un documento che viene attraverso il ISBN ricevuto direttamente dalla biblioteca alla quale viene inviata la richiesta, che ad esempio una biblioteca Aleph o Alma. Quindi in questo caso è veramente un servizio a tutti, a disposizione di chi voglia integrarsi, perché consente di costituire quello svincolo tra realtà locali o applicativi diversi che vuole essere rappresentato da quel simbolo iniziale del logo con tanti frecce che si intersecano attraverso un punto di snodo. E credo che veramente sia un'ottica di servizio verso tutti, per il quale questo è stato pensato. Cioè di essere uno strumento che è utile a chiunque voglia allargare il proprio contatto per gestire i servizi con altre biblioteche e nello stesso tempo mantenendo e non raddoppiando la propria modalità di operare su due fronti diversi. Credo che la comunicazione sia veramente il punto forte di ISBN, perché non è un servizio chiuso in un'interfaccia alla quale bisogna necessariamente aderire a un sistema e quindi poi lavorare all'interno di questo sistema, ma questa potenzialità di comunicare, che è la possibilità che viene data dall'utilizzo dello standard. Adesso questa immagine è un'immagine che vuol semplicemente rappresentare come
in questo caso si vedono le richieste che vengono scambiate. Vedete che la Biblioteca di Verona, che è una biblioteca non SBN, quindi entriamo nel discorso di prima, non è nel catalogo SBN, però gestisce le richieste tranquillamente con la biblioteca dell'IUAV, che è una biblioteca invece SBN, e che comunque c'è un unico modo in cui questi sistemi diversi parlano tra di loro, e a livello di interfaccia del servizio vengono rappresentati nello stesso modo, cioè si crea un'unificazione nella gestione, anche se si tratta di istituzioni che usano applicativi diversi e che non partecipano allo stesso catalogo nazionale, ma a cataloghi diversi e a realtà diverse. Tutto quello che comunque transita viene comunque registrato, e quindi permette di fare delle statistiche anche a livello nazionale. E quello delle statistiche non ne parlo adesso perché entro fuori tema, però è una delle problematiche a livello nazionale, perché attualmente in Italia avere delle statistiche su quali sono i servizi, in questo caso interbibliotecari, a livello nazionale non è possibile, proprio perché si tratta di statistiche sempre a livello locale. Un'altra informazione sull'interoperabilità: il servizio attualmente è attivo con le biblioteche Sebina, perché utilizzano un software che è integrato, Sebina e adesso Sebina Next, con le biblioteche Aleph 500 e con le biblioteche Alma. In questo momento il numero delle biblioteche integrate sono 284 biblioteche che usano Sebina Open Library e Sebina Next, 68 biblioteche con l'Università di Messina che utilizzano Aleph 500 e Alma, e Sebina Web si è integrato, e quindi il servizio si allargherà anche alle biblioteche che utilizzano SBN Web. Questo servizio è integrato con questi software, si può integrare con altri applicativi e sistemi conformi ISOIL italiani esteri che siano interessati a entrare in relazione. Se si vuol creare un servizio nazionale integrato, questo vuol dire anche fare in modo che questo servizio nazionale integrato entri in relazione con l'estero, e quindi su questo si lavorerà per, oltre alla sperimentazione già fatta, per allargare questo servizio. Allora, la sintesi di questo discorso: il servizio ISBN è su web, quindi libero, aperto a tutti, è gratuito, è standard, che è quella caratteristica fondamentale per poter essere aperto e integrarsi, è integrato con l'OPAC SBN, l'abbiamo visto, è integrabile con altri cataloghi, può interoperare con altri applicativi, è accessibile anche dagli utenti delle biblioteche partner, e anche su questo discorso degli utenti potremmo approfondire, perché ci sono proposte e opinioni diverse sul ruolo che devono avere gli utenti nel servizio, sempre si parla di utenti delle biblioteche partner. Un altro elemento su quello che si sta facendo: si sta lavorando e siamo, diciamo, a buon punto per permettere l'accesso al servizio ISBN sia con un'identificazione utilizzata nelle università soprattutto, cioè attraverso IDEM, in modo che, qual è la funzione? È quella di far sì che uno studente universitario oppure un professore che utilizza i servizi di Ateneo, diciamo, con un determinato identificativo, possa utilizzare lo stesso identificativo anche per accedere al servizio ISBN. E poi si sta lavorando anche con l'identificazione con SPID. SPID è il codice identificativo che viene proposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e quello che si pensa dovrà essere utilizzato da tutti i cittadini, che viene, anzi adesso è stato indicato come, diciamo, in qualche modo obbligatorio per tutti i servizi pubblici che vengono forniti dalle amministrazioni pubbliche. Quindi è il tipo di identificativo che consentirà ai cittadini di chiedere il servizio, anche i servizi interbibliotecari. Questo in un'ottica di mettere in risalto che i servizi delle biblioteche sono dei servizi per i cittadini. Nel momento in cui un utente avrà un identificativo SPID, potrà andare a vedere le informazioni di vari servizi possibili, ma potrà anche utilizzarlo per andare a chiedere un servizio alle biblioteche. Quindi
quindi è un modo per rendere le biblioteche evidenti come un servizio fornito agli utenti. Questo è un po' di nuovo la sintesi di quello che vi ho detto. Il servizio velocizza il lavoro dei bibliotecari evitando il doppio lavoro, consente di ottenere servizi sempre più integrati, vuole facilitare l'accesso degli utenti attraverso le stesse credenziali utilizzate per altri servizi, idem SPID, allarga la cooperazione anche all'estero superando le barriere linguistiche. Questo è giusto per sottolineare un aspetto. Se il servizio si integra con una biblioteca estera, e ad esempio la biblioteca estera utilizza un software integrato, a quel punto i due sistemi si parlano senza neanche problemi di lingua, perché ciascuno utilizza la sua interfaccia e quindi è un modo per superare anche i problemi di lingua. Queste sono le statistiche disponibili nel servizio e le potete vedere elencate qua. E poi questo è il modo in cui queste statistiche vengono prospettate, cioè ci sono degli istogrammi e quindi si possono, ciascuna biblioteca può vedere quali sono le richieste che ha inviato, quelle che ha ricevuto, da chi le ha ricevute, e questo può valere per molti aspetti, sia per avere delle statistiche eventualmente integrate con statistiche anche a livello locale, utilizzando magari un foglio Excel, perché è facile prospettarle in modalità diverse, sia per valutare anche il carico di lavoro tra una biblioteca e l'altra, quindi in prospettiva di eventuali discorsi su confronto. Sì, tra una biblioteca e l'altra, il servizio che ha fornito, la prospettiva di eventuali pagamenti in modalità diverse da quelle che sono previste adesso, per valutare qual è lo scambio e qual è la disparità tra le due biblioteche per eventuali compensazioni o cose del genere. C'è un elenco di servizi statistici disponibili, c'è la frequenza delle richieste inviate per ciascuna biblioteca, puoi avere un quadro generale, cioè sapere quanto mese per mese, quante richieste inviate e quante richieste hai ricevuto, e poi anche sapere caso per caso con ciascuna biblioteca com'è lo stato delle richieste, cioè se ci sono richieste per esempio che non sono state evase o se sono sospese, poi anche per tipologia di servizio, quante sono state ricevute per prestito interbibliotecario e fornitura documenti. Insomma, ci sono alcune statistiche di base che sono disponibili per tutti e che molti non conoscono, per cui anche informare di questo può essere utile. Ecco, solamente due diapositive per un ultimo aspetto che prima non vi avevo segnalato molto velocemente. L'aspetto riguarda la condivisione dei dati anagrafici delle biblioteche partner. C'è un elemento che è fondamentale per garantire bene il colloquio e che fa riferimento proprio alla necessità di identificare bene la biblioteca partner. Pare che ci siano in questo caso, in alcuni casi, delle problematiche proprio per questo indirizzamento. E allora volevo appunto accennare a questo aspetto che è fondamentale, cioè quello dell'identificazione e della descrizione dei servizi forniti dalle biblioteche partner, perché il servizio ILSBN utilizza il codice ISIL e quindi il codice ISIL è il codice di identificazione nazionale per cui l'istituto è l'ente che lo attribuisce e che è riconosciuto anche a livello internazionale. È fondamentale anche per le biblioteche SBN che sia identificato accanto al codice di polo anche il codice ISIL che identifica la biblioteca. Siccome in alcuni casi questo non avviene, crea un problema ed è un aspetto che mi è stato anche segnalato adesso, ma che comunque andrà assicurato al meglio, cioè garantire che siano condivisi gli identificativi e i servizi delle biblioteche, tutte le biblioteche che partecipano. L'istituto ha dei file XML di scambio con le biblioteche in cui sono segnalate tutte le biblioteche partner con il codice identificativo ISIL. Il servizio si fonda molto certo sull'integrazione tecnica e l'interoperabilità, ma soprattutto sullo spirito di cooperazione e di confronto tra i colleghi. È un sistema cooperativo, si va avanti insieme in questo modo. Io vi parlerò adesso di come funziona il procedimento per cui le biblioteche possono aderire a ILSBN. E prima di parlarvi delle procedure di adesione,
Ripercorreremo brevemente quali sono i vantaggi che l'adesione all'ISBN porta alle biblioteche e agli utenti, partendo da questi ultimi. Questa è l'equazione solita della customer satisfaction, cioè l'esperienza che un utente, che un lettore ha rispetto a un servizio, sottratta dell'aspettativa che aveva, ci dà il grado di soddisfazione dell'utente. Quindi, se le aspettative erano 10 e l'esperienza è stata 5, la soddisfazione è negativa. Bisogna invece fare in modo che l'utente abbia perlomeno la corrispondenza tra l'esperienza e l'aspettativa, ma sarebbe meglio lavorare perché l'esperienza fosse superiore alle aspettative. E-IL è sicuramente uno strumento che, trovato presso una biblioteca, aumenta il valore dell'esperienza di un utente rispetto ai servizi offerti dalla biblioteca stessa. Quali sono i vantaggi dell'adesione? Antonella li ha elencati in modo molto esaustivo. Questo accesso all'intero patrimonio librario di tutte le biblioteche partner, sia nazionali sia internazionali, quindi un'offerta davvero molto vasta, che aumenta all'aumentare naturalmente delle biblioteche che aderiscono al servizio, quindi la cooperazione, la partecipazione di tutti, anche la promozione del servizio fatta da tutti, aumenta il patrimonio accessibile e quindi il valore che il dà alla biblioteca stessa che lo adotta. E naturalmente il risparmio di tempo e denaro. Voi parlate con uno studioso di storia romana che si ricorda ancora quando doveva prendere il treno per fotografare una nota a piedi pagina. E naturalmente ci sono i vantaggi per le biblioteche, molti dei quali Antonella ha già elencato, appunto l'aumento dell'offerta, l'armonizzazione delle politiche di acquisto. Questo è un punto che a me è molto caro. All'aumentare della partecipazione delle biblioteche a ISBN. Si potrebbe certamente pensare, e sempre per quei servizi statistici che il servizio può offrire e offrirà sempre di più con le nuove evoluzioni, di armonizzare davvero la spesa delle nostre amministrazioni sui beni librari. Perché quando uno riesce ad avere il polso delle richieste su determinati materiali, quando uno sa che cosa l'utenza di un territorio cerca, consci dell'esistenza di una rete che permette lo scambio di documenti a livello nazionale, si può decidere di tarare la spesa su alcune cose e non su altre, perché se io sono in contatto con 10 biblioteche e 9 di queste acquistano la rivista X, perché io dovrei acquistare la rivista X pagando un abbonamento quando con il servizio ISBN e il document delivery posso accedere a quel patrimonio? La condivisione di informazioni e buone pratiche. Scambiarsi informazioni significa avere un vantaggio rispetto a qualsiasi situazione, conoscere le evoluzioni normative, avere dei punti di riferimento, avere informazioni che ci consentono di orientare l'azione del ministero, della regione, del comune, della provincia, significa avere enormi vantaggi. Antonella è stata in questi anni, la promotrice fortissima di questa rete informativa, che deve acquisire, a parere di tutti noi che lavoriamo al servizio, una maggiore rilevanza, una maggiore forza, perché scambiandoci informazioni noi possiamo sapere in anticipo quali sono le esigenze delle biblioteche e offrire sempre migliori servizi. Le buone pratiche naturalmente sono il rovescio della medaglia sempre positivo di questo discorso, perché bisogna fare in modo che un servizio che è per sua stessa natura, come avete appreso e notato, democratico, possa affidarsi alla nostra professionalità piuttosto che a regimi impositivi. È chiaro che l'utilizzo della piattaforma ISBN, il rispetto delle tempistiche del prestito sono elementi fondamentali perché il prestito acquisisca un valore e lo mantenga nel tempo. Se vengono meno queste buone pratiche, se la professionalità dei colleghi, di tutti noi, non rispetta certi parametri, è chiaro che il servizio ci rimette e di riflesso ci rimettono tutti coloro che al servizio partecipano. Le statistiche, appunto. Le statistiche sono un modo per conoscere, per conoscersi, per avere indicazioni sui propri risultati e sui propri obiettivi, ma significa anche essere visibili. Le istituzioni, lo Stato, qualsiasi ente, vuole i numeri. Noi ragioniamo sui numeri. Quando uno parla di cultura, questo è sempre difficile. Le biblioteche, come abbiamo detto e come sappiamo bene, offrono un servizio fondamentale di presidio culturale, di punto e spazio democratico, però producono pochi numeri. Come ha detto Antonella, il servizio può essere integrato con i software di biblioteca, ha un'interfaccia web che sarà migliorata nella sua veste grafica, però
ma comunque imparare a usare la quale non richiede uno sforzo estremo. Una volta che uno ha fatto due o tre procedure, impara a utilizzarlo. Quindi c'è un basso impatto sul flusso di lavoro della biblioteca a fronte di un aumento dei servizi che vengono erogati. In più, non ha costi. In che senso non ha costi? Cioè, il SBN è uno strumento elaborato dall'ICCU che crea un ponte gratuitamente fra diverse realtà. Lo crea senza richiedere canoni, lo crea senza richiedere alcun tipo di erogazione finanziaria, niente del genere. La manutenzione è a carico dell'ICCU, l'evoluzione è a carico dell'ICCU e tra l'altro è una manutenzione e un'evoluzione sempre partecipata, perché noi ascoltiamo tutta la comunità e in questa fase che vedrà tra poco delle evolutive in corso abbiamo fatto appunto dei sondaggi su tutta la comunità che utilizzava il SBN per ricevere indicazioni, per ricevere feedback. Naturalmente rimangono i costi normali del servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti. Se le biblioteche applicano un canone alle riproduzioni, se le biblioteche naturalmente devono ripianare i costi di spedizione, quindi possono scegliere di operare o meno il regime di reciprocità gratuita, su questo tipo di elementi il SBN non interviene, lascia massima libertà. Ma l'obiettivo qual è a lungo termine? Grazie allo spirito cooperativo e collaborativo, creare pratiche condivise, comuni, uno spazio nazionale dei servizi bibliotecari che siano uniformi e uniformati e sempre più integrati. E naturalmente non c'è nessun monopolio. L'utilizzo di ILSBN non preclude l'utilizzo di altri servizi, ancorché a pagamento. Se volete utilizzare altri provider che garantiscono una piattaforma per il prestito interbibliotecario o la fornitura documenti, rimanete liberi di farlo, cioè noi questo servizio non pretende di imporre a nessuno la sua esistenza, vuole soltanto offrire un modo per fare rete a livello gratuito e nell'alveo delle istituzioni partecipanti, SBN o anche extra SBN. Cosa serve per utilizzare questo servizio? Banalmente una postazione informatica e una connessione a internet, quindi è un servizio che non ha neanche necessità di chissà che grande velocità, la fibra ottica, la DSL, niente, bastava pure il 56K per utilizzare il SBN. Certo, naturalmente col servizio di fornitura documenti il discorso è un altro, ma ormai la connettività del paese sta crescendo. Come si fa per aderire? Allora, tutte le informazioni sono consultabili dal sito internet. Avete una sezione dedicata al SBN. E qui ci sono varie informazioni sul servizio. C'è una pagina generale che vi mostra appunto di cosa si tratta, che riassume quali sono, diciamo, i dati fondamentali del servizio, e poi c'è appunto come aderire al SBN. Da questa pagina è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria che poi deve essere compilata e inviata all'istituto. Noi vi rispondiamo e voi ci segnalate poi nell'altro modulo quali servizi offrite all'utenza. Quindi i passaggi fondamentali sono la stipula dell'accordo, quindi voi scaricate l'accordo, lo inviate, l'ICCU lo rimanda firmato e quindi avete già richiesto l'adesione all'ISBN, noi accettiamo la vostra adesione. Si trasmette un modulo in cui si indicano i servizi forniti, fotocopie, fornitura documenti, prestito interbibliotecario nazionale, internazionale e così via. E poi si indicano i referenti per il servizio, perché chiaramente in biblioteche molto piccole può essere l'unico bibliotecario che c'è, però se ci sono biblioteche naturalmente più grandi c'è un personale che si occupa esclusivamente del servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti. A questi referenti l'ICCU rilascia una password che consente l'accesso alla piattaforma che vi ha mostrato prima Antonella, da cui potete gestire le richieste, inviarle, riceverle e così via, controllare lo stato, estrapolare statistiche. Che cosa significa stipulare un accordo? È comunque un contratto. Io ripeto, questo nostro servizio viene erogato in regime massimamente democratico. L'ICCU si impegna in questo contratto a gestire il sistema, a gestire modifiche ed evoluzioni del sistema e organizzare corsi di formazione. La biblioteca sceglie innanzitutto quale ruolo vuole avere, se fornitrice o richiedente o entrambi, però naturalmente ci sono alcuni piccoli impegni professionali, deontologici, che tutti noi bibliotecari dobbiamo rispettare. La biblioteca che fornisce materiale
ha due punti che deve rispettare, la tempestività e la pubblicità. Che cosa significa tempestività e pubblicità? Significa prendere in carico le richieste che arrivano attraverso il SBN entro massimo 48 ore, comunicare tempestivamente se ci sono sospensioni del servizio, insomma dare velocemente riscontro alle richieste e fornire i documenti in tempi ragionevoli, non si chiedono tempi particolarmente stretti, entro una settimana la fornitura dei documenti, però ecco, la tempestività può diventare un problema. Ci è capitato, ci capita spesso che alcuni colleghi per esempio lasciano pendenti delle richieste, questo danneggia l'utente, danneggia l'altra biblioteca che ha fatto la richiesta, perché a un certo punto il circuito si ferma, perché il sistema ISBN, la piattaforma, è strutturata in modo tale che è strutturata sulla base di uno standard, per cui se la richiesta non passa attraverso gli stati previsti dallo standard non può essere chiusa. Il sistema poi a un certo punto la fa scadere se i tempi sono trascorsi senza risposta, ma è passato molto tempo, all'utente è stato creato un forte disservizio. La pubblicità, quindi rendere pubblico il proprio regolamento, questa è una norma anche di buona pubblica amministrazione, ma in realtà va, tutto ciò che riguarda il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti deve essere ben indicato presso il sito istituzionale, oppure con altra modalità che renda possibile la sua consultazione da parte dell'utente. E naturalmente questi elementi corrispondono ai dati segnalati nel modulo di adesione, che può essere anche soggetto ad aggiornamento nel corso del tempo. Se voi all'inizio non erogavate il servizio di prestito interbibliotecario internazionale, poi a un certo punto si apre per voi questa possibilità, aggiornate i vostri dati, noi prendiamo atto dell'aggiornamento e registriamo il dato. Anche la biblioteca richiedente ha dei compiti che sono molto collegati anche a quello che dicevamo all'inizio sul libro come bene culturale. La biblioteca richiedente deve avere cura del materiale ricevuto, quindi deve fare in modo che non venga smarrito, danneggiato, deve anche svolgere la normale vigilanza che svolgerebbe come se prestasse un libro del suo patrimonio a un utente della biblioteca. Ha il compito di far rispettare le condizioni di fornitura richieste, quindi se la biblioteca che dà il documento dice deve rientrare entro 10 giorni, deve verificare che l'utente lo riporti entro 10 giorni e soprattutto verificare anche che la normativa sul diritto d'autore sia rispettata. Questo è un compito che rimane sempre in capo alle singole biblioteche, anche se stiamo lavorando e noi lavoriamo sempre come istituto di coordinamento per aggiornare, verificare e anche evolvere le normative sul diritto d'autore. Quindi, riassumendo in una sorta di matrice quello che vi ho detto, è chiaro che tutti questi impegni poi ruotano intorno comunque al rispetto dell'iter sulla piattaforma delle richieste. Su questo non si insisterà mai abbastanza, perché anche se tutto sembra molto chiaro, molto trasparente, succede, e lo capiamo tutti quanti, che il carico di lavoro in alcuni periodi sia maggiore, che ci siano difficoltà nelle turnazioni, che addirittura alcune biblioteche possano rimanere senza personale per alcuni periodi. Ecco, l'importante è segnalare tempestivamente che in quel periodo non sarà possibile gestire le richieste, perché se si omette di farlo, a quel punto si incasellano tantissime richieste non evase o scadute. Dunque si può all'interno della procedura segnalare che se voi vedete nello spazio dedicato ai dati anagrafici della biblioteca c'è uno spazio che indica dove si può indicare il periodo di sospensione del servizio. Questo dato, questo modo viene prospettato anche a chi entra nella piattaforma, perché a quel punto si vede collegato con la biblioteca destinataria che il periodo di sospensione del servizio è da quel giorno a quel giorno. La segnalazione è bloccante, ma lo è nel momento in cui provi a inviare la richiesta, perché a quel punto ti dice la biblioteca non fornisce il servizio. Per l'SBN e buone pratiche ci sono tre punti fondamentali: la cooperazione, quindi parlarsi tra biblioteche, comunicare tempestivamente i dati. La partecipazione è un punto fondamentale del sistema, perché tutti noi partecipiamo per renderlo migliore. E dopodiché, naturalmente, la professionalità. È un discorso che noi affrontiamo sempre, ogni giorno, un discorso che si scontra contro mille difficoltà. Le difficoltà sono le scarse risorse, lo scarso personale, però aderire al servizio dell'SBN significa anche rispettare appunto l'iter, le buone pratiche, e quindi mostrare da questo punto di vista professionalità.
La tempestività nel dichiarare che per un periodo non sarà possibile erogarlo fa parte di questa cosa. Ricordate sempre poi comunque che qualsiasi segnalazione al di là della piattaforma può essere inviata al nostro servizio via mail. Utilizzate di preferenza la piattaforma quando potete, però ti riceviamo spesso mail, le consultiamo tutte, le leggiamo tutte, non c'è problema. Il SBM è anche condivisione di tutto ciò che viene raccolto dalla community. Noi raccogliamo le vostre segnalazioni, ne teniamo conto per l'evoluzione e diffondiamo ciò che abbiamo raccolto attraverso una lista di discussione che è una mailing list, uno strumento che non è ancora superato per quanto ci riguarda, perché comunque sia ha la sua funzione di diffondere notizie, informazioni, aggiornamenti. E poi le pubblicazioni. Di recente abbiamo avviato alcune pubblicazioni molto interessanti, abbiamo sviluppato questo giornalino che si chiama l'Interbibliotecario, che mettiamo a disposizione delle biblioteche e esce un paio di volte l'anno e raccoglie tutti i maggiori aggiornamenti che ci sono sulla comunità del prestito interbibliotecario e di fornitura documenti. E poi ci sono attività di promozione che sono state avviate, io utilizzo l'immagine della dottoressa Capone qui presente, che insieme ai colleghi ci ha mandato una foto per la nostra campagna che è Illustriamoci. La presenza a livello di social network delle biblioteche è una cosa sempre sottovalutata, anche se non da tutte le biblioteche. I colleghi di Montevergine, per esempio, hanno anche un canale YouTube che è pieno di contenuti dove si fanno vedere gli eventi che loro organizzano e che fanno vedere. Nell'ambito dell'evoluzione dell'istituto, cioè di ciò che l'istituto dell'ICU sta portando avanti, si sta investendo molto sul fatto della visibilità delle biblioteche e delle iniziative che portano avanti. La partecipazione a IL è sicuramente un'iniziativa forte, il valore democratico, il valore culturale e anche una visibilità appunto numerica, statistica, ma anche su piattaforme che normalmente il mondo bibliotecario non frequenta con assiduità. Però il social network è diventato uno strumento di successo per molte realtà che inizialmente erano sconosciute. E secondo noi è anche giusto che il servizio e la partecipazione a una grande realtà da parte di tutti quanti gli attori di ILSBN sia pubblicizzata e sia sempre visibile. Noi stiamo raccogliendo questi contributi fotografici dalle biblioteche che fanno vedere i responsabili del servizio, li fanno vedere nel loro ambiente di lavoro e ogni 15 giorni pubblichiamo un contenuto dove facciamo vedere con una descrizione breve di chi è in fotografia e poi sotto la fotografia dei servizi offerti del patrimonio, qual è la ricchezza che le biblioteche mettono a disposizione della nazione, di tutti i lettori che delle biblioteche partner attraverso ILSBN. Tra le future evoluzioni tecnologiche c'è una maggiore integrazione con altri servizi dell'Istituto, Anagrafe delle Biblioteche Italiane e OPAC SBN. Questo tipo di integrazione si raggiungerà attraverso evoluzioni dei singoli servizi e poi un'evoluzione integrata. Per quanto riguarda la visibilità di ILSBN sull'OPAC, si lavorerà molto, cioè noi stiamo facendo in modo tale che Quadratino sia superato da informazioni più organizzate, più integrate, più visibili, più evidenti. E che le informazioni condivise sull'anagrafe delle biblioteche, sul sito istituzionale dell'ICU e su IL abbiano un ingresso unico, in modo tale da non dover aggiornare i singoli servizi a parte come avviene adesso. E poi c'è il miglioramento della piattaforma sul quale stiamo ragionando. Innanzitutto una sezione dedicata ai tutorial. Questa giornata formativa, così come la prossima, è una sorta anche di esperimento pilota da questo punto di vista. Noi stiamo registrando l'audio di questa lezione, metteremo a disposizione fra un mesetto e mezzo, la lezione con le slide che scorrono mano a mano che c'è il voice over. Questo serve per dare anche risalto ai contenuti della giornata formativa e consentire a chi non ha potuto partecipare perlomeno di vedere di cosa si è parlato. Abbiamo in programma un'evoluzione forte del document delivery. Al giorno d'oggi il prestito del libro fisico viene naturalmente ha una sua centralità, però gli utenti richiedono spesso articoli di rivista, specialmente nel mondo universitario accademico, ma anche a livello scolastico, parti di opera e quindi parti di periodico. Il document delivery ha un suo spazio dedicato su ILSBN, ha un server DocWeb ILSBN che funge da strumento di trasmissione e rispetta la normativa sul diritto d'autore, perché è un server da cui poi il documento, una volta scaricato dalla biblioteca richiedente, viene cancellato. Naturalmente anche in questo caso le buone pratiche hanno un peso. È capitato che per esempio si richieda un documento tramite ILSBN e il documento venga spedito però via mail e non attraverso il server DocWeb.
è capitato che a una richiesta si desse esito negativo per poi dire no, utilizzate quest'altro servizio. Su questo, insomma, questa è proprio una questione deontologica sul quale è inutile insistere troppo, è abbastanza evidente che se una biblioteca utilizza 3 servizi di document delivery e arriva sul servizio A una richiesta, non può rispondere dicendo no, usa il servizio B o il servizio C. È vero che magari il servizio B e il servizio C sono a pagamento e il servizio A, che è il SBN, no, ma questo non è un buon motivo per comportarsi in questo modo. L'interfaccia web verrà sicuramente migliorata, sarà resa più user friendly, il design è un po' datato sicuramente, ma su questo sì. La funzionalità non è compromessa, ma insomma, l'utilizzo dell'interfaccia più bella, più performante, sicuramente aumenta anche la capacità del servizio. Sul rilevamento delle anomalie stiamo lavorando. Attualmente tutti i bug di sistema vengono caricati su una piattaforma che si chiama Mantis. Ci è stato chiesto e stiamo lavorando di dare a tutti coloro che partecipano all'SBN l'accesso a questa piattaforma di segnalazione. Comunque l'utilizzo della piattaforma Mantis per la segnalazione delle anomalie è una cosa che vorremmo raggiungere nella prossima evoluzione, cioè a tutti voi sarà data una delle credenziali per accedere a questa piattaforma di segnalazione, che è una piattaforma di segnalazione partecipata, nel senso che le segnalazioni che arrivano su Mantis sono viste anche dalle società che offrono servizi alle biblioteche, perché bisogna verificare se il problema, l'anomalia, si verifichi lato IQ, quindi lato il nostro server o gateway, oppure lato biblioteca, quindi c'è il gestore che sta inviando dei messaggi informatici sbagliati al nostro server, per cui il nostro server non li riconosce e a questo punto la richiesta si blocca o non viene portata avanti o si chiude in modo anomalo. Questo di nuovo è un punto che va a favore della maggiore cooperazione fra tutti noi e va anche a favore di una comunità che si evolve e è in grado di dare maggiore spazio alla partecipazione di tutti, anche dei singoli, anche dei più piccoli, a livello di dimensioni di patrimonio, non di importanza. Altra cosa che stiamo portando avanti è un'attività di raccordo con le istituzioni. Come parlavo prima con la collega Capone, stiamo vedendo di attivare dei tavoli tecnici per il diritto d'autore, tavoli tecnici per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi, almeno per quanto riguarda le pubbliche statali. Su questo lo dico perché non è che noi, che il Ministero può imporre tariffe a chi che sia, però almeno al suo interno raggiungere un'unità che neanche è presente a livello di biblioteche pubbliche statali. Si è attivato anche un tavolo di lavoro con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale ho affrontato il discorso relativo alla importazione ed esportazione di libri fuori dall'UE. Questa è una tematica che ha a che fare col diritto, un diritto a volte strano, per cui noi abbiamo sul codice dei beni culturali l'identificazione delle raccolte librarie come beni culturali. Questa identificazione non supera i confini nazionali, perché a livello europeo già le raccolte librarie delle biblioteche pubbliche non sono beni culturali. I beni culturali sono solo quelli contenuti nell'allegato al codice dei beni culturali e corrispondenti alla legislazione sull'esportazione dei beni culturali europea. Quindi parliamo di carte geografiche più vecchie di 200 anni, di libro antico, di manoscritti, quindi di materiali che sono già per loro definizione di pregio, ma non sono né più nemmeno beni culturali delle raccolte librarie pubbliche, solo che questa cosa appunto non supera i confini nazionali. Quindi questo crea dei grossi problemi quando si reimportano, si esportano dei beni culturali fuori dall'Italia e fuori dall'UE. Spesso è successo, come problematica generale, che i libri prestati fuori dall'Italia, fuori dall'UE, fossero bloccati alla dogana al rientro. Cioè succede che le biblioteche che prestano all'estero siano costrette a pagare l'IVA o lo sdoganamento dei libri. L'unico punto su cui ci siamo trovati d'accordo, che io ho portato in riunione perché avevo ricevuto questa segnalazione dalla comunità, appunto noi sappiamo questo dalla comunità di biblioteche, era questa convenzione UNESCO ratificata dall'Italia nel 1961 con legge, per cui sulla base di quella convenzione non possono essere sottoposti a IVA e sono in regime di franchigia doganale tutti i beni librari che concorrono a attività istituzionali legate alla cultura. Questo vecchio testo, ratificato nel 1961, è l'unica pezza d'appoggio attualmente esistente per superare questa difficoltà. Noi come servizio abbiamo richiesto alle dogane
possiamo fare una lettera, una circolare a tutti i gateway italiani di non procedere a questo blocco perché quei libri hanno questo status. Quindi al di là della piattaforma informatica e di tutto dello strumento in sé, il SBN è questo, uno strumento di raccordo e si prefigge anche il compito di essere un punto di riferimento per le vostre domande, per i vostri problemi. Quindi voi quando avete problemi di carattere amministrativo sulle biblioteche, anche legale, sulla circolazione dei documenti, non esitate a segnalarci la cosa perché noi cerchiamo di attivare nelle sedi opportune dei tavoli di discussione. I tre punti principali sono questi qui al momento. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, abbiamo attivato delle belle piattaforme di dialogo. Con la Francia è stato rinnovato un protocollo d'intesa che ci consentirà di lavorare congiuntamente per le questioni del prestito, di catalogazione e di tutto ciò che riguarda la gestione del patrimonio librario. Dopodiché abbiamo ricevuto di recente due visite dal Giappone, una della National Diet Library, che è appunto la biblioteca del Parlamento giapponese, e poi anche da diciamo, un'associazione che si sta occupando di rivedere il diritto d'autore per quanto riguarda gli archivi. È significativo il fatto che come istituto siamo un punto di riferimento sia nazionale sia internazionale per tematiche riguardanti la circolazione. Quindi anche se le vostre istituzioni, il comune magari fa un gemellaggio, l'università stipulano convenzioni, ci sono delle difficoltà, ci sono dei dubbi, coinvolgeteci, coinvolgiamoci tutti quanti perché lavorando insieme si possono anche vedere se ci sono già soluzioni adottate per risolvere un certo problema oppure no. Bene, al termine di questo ciclo formativo vi ringraziamo per l'attenzione e segnaliamo i nostri contatti qualora abbiate bisogno di maggiori informazioni o vogliate iscrivervi al servizio ILSBN. Grazie per l'attenzione.